all'improvviso è che ho ricevuto questa bellissima tela che vedete alle mie spalle, che è stata fatta completamente con la tecnica dello stencil, e sono felice di farvela vedere perché l'ha fatto il mio ragazzo, quindi volevo appunto condividere con voi questo bel regalo che secondo me è stupendo. È una mia vecchia foto, ve la farò vedere se la trovo, che lui ha praticamente ridotto a due colori essenziali, forse tre considerandosi il bianco del viso, e ne ha fatto poi uno stencil molto bello. Fa questi lavori davvero stupendi e se siete interessati potete contattarlo, vi lascio giù in basso il link al suo sito internet e alla sua pagina Facebook. Se vi fa piacere lo potete contattare e eventualmente farvi fare un dipinto di questo tipo, fatto appunto con la tecnica dello stencil, molto personalizzato. Il video di oggi è un video usati con la testa e parliamo di prodotti che ho utilizzato nelle ultime 2 settimane. Sono parecchi, però cercherò di andare veloce anche perché molti li conoscete già e niente. Questo usati con la testa mi sta portando davvero tante soddisfazioni perché sto finendo un sacco di prodotti e non so adesso, questo sarà un incentivo forse a comprare qualcos'altro, quindi farò un po' di shopping, qualcosa l'ho già acquistato e ve lo farò vedere nei prossimi giorni e invece qualcosa credo l'acquisterò. Si accettano ovviamente consigli su prodotti nuovi, prodotti belli, collezioni nuove, collezioni che a voi sono piaciute, collezioni che di cui vorreste appunto avere un parere, insomma fatemi sapere perché pensavo di andare a fare un po' di shopping e le dritte non mi dispiacciono. Parliamo delle cose appunto che ho usato in questo mese e una la fa da padrona ed è questa spugnetta qua per l'applicazione del fondotinta e in realtà ho usato anche tantissimo la spugnetta, ora la vado a recuperare, di Kiko, che come sapete questa spugnetta qua con la forma stranissima, come vedete tutta abbastanza zozza, la devo lavare. Anche questa per l'applicazione del fondotinta è davvero stupenda, belle entrambe. Queste di H&M, ve ne avevo già parlato, sono delle normalissime spugnette in latice, si trovano in confezione se non sbaglio da 9 o 12 pezzi e sono validissime, durano tanto, applicano molto 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 bene, soprattutto vi aiutano a stendere il fondotinta o il correttore sotto l'occhio. E niente, sono molto precise come spugnette, belle. Poi tra le cose che ho utilizzato ci sono due eyeliner, il mio solito eyeliner black di Zoeva, questo è il Black Lace se non sbaglio, esattamente, questo ovviamente è un eyeliner in gel, lo applico come al solito con il pennellino e durante la prima settimana di prodotti usati con la testa ho utilizzato tantissimo anche l'eyeliner di Catrice, che è nella colorazione 020 It's Mambo Number 2. Due degli eyeliner che mi piacciono di più nell'ultimo periodo e sono entrambi eyeliner in gel. Tra le altre cose utilizzate la palette della Sleek Storm 578, molto 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 bella, con tanti colori nude perfetti secondo me per questo periodo autunnale, e tanti marroncini, colori più scuri li ho utilizzati un po' meno, mentre invece ho utilizzato davvero tanto tutta questa fila quassù, ve la faccio vedere bene, tutta questa fila quassù insomma di colori un po' più nude e marroncini. È una palette che mi piace davvero tanto, la promuovo, ne parlo sempre molto bene, le palette della Sleek a me personalmente piacciono molto. Il fondotinta che ho utilizzato, l'unico e il solo, il mio fondotinta della Corres. E questo qui vi avevo detto che me l'ero riportato indietro dalla Sardegna, l'avevo lasciato da mia sorella perché la colorazione era un po' scura per me, invece poi l'ho rivalutato tantissimo subito dopo l'estate, l'ho riportato qui a Piacenza e sto continuando ad usarlo e sto per terminarlo e mi piace davvero tanto. È un fondotinta particolare, ha una consistenza molto liquida, sembra un fondotinta professionale come quelli della MAC e mi piace come si stende, mi piace il risultato sulla pelle, è davvero bellissimo e il risultato è un po' particolare, nel senso che la sua consistenza è molto liquida e leggermente appiccicosa, prevede sempre, sempre l'utilizzo di una cipria perché altrimenti rimane appiccicoso sulla pelle, però mi piace davvero tantissimo, poi io la cipria la metto sempre, quindi super 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 prodotto. La colorazione era la WRF4 Wild Rose. Ho utilizzato anche la mia cipria Affiniton, ve ne avevo già parlato, la mia è la colorazione 21 ed è perfetta, perfetta per la mia carnagione, è davvero una cipria stupenda e di questa vi avevo detto. Ho anche il fondotinta che ho accantonato per un po' finché non finisco quello della Corres.
Ho utilizzato anche la mia terra, questa è di Deborah, scusate la zozzeria perché il packaging purtroppo si sporca tantissimo, dovrei pulirlo con l'alcol, ma dovrei pulirlo praticamente ogni 2 giorni e io non ci sto dietro. E questa era nella colorazione, era nella colorazione 02 ed è la Maxi Bronzing Powder, insomma la Maxi Terra abbronzante. Mi strapiace, questa era quella che aveva nelle parti disegnate quel pigmento dorato bellissimo che io ho poi utilizzato tanto come ombretto, mi strapiaceva, non l'ho mai utilizzato come illuminante perché era troppo dorato, ma come ombretto era stupendo. Mi piacerebbe che Deborah riproponesse quel pigmento solo ed esclusivamente come ombretto. Blush che ho utilizzato la prima settimana, ho utilizzato tantissimo il blush di Neve Cosmetics della collezione Kessal Coatl, che è il Flame Tree, e il colore di questo blush è davvero molto bello perché è un colore opaco innanzitutto, è una sorta di color mattone, non ve lo so spiegare, però è davvero molto 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 bello, l'ho messo anche oggi e mi strapiace davvero tanto. E questo invece l'ho utilizzato di più nella seconda settimana ed è un blush cremoso di Catrice ed è della collezione Neo Geisha che avevo acquistato già ormai 2 anni fa se non sbaglio, era una limited edition e questo è il C01 Discreet Artist. Questo è un blush cremoso leggermente appiccicoso che favorisce benissimo magari la stesura di un blush in polvere perché gli permette appunto di attaccarsi un po' come il fondotinta che vi ho fatto vedere prima della Corres, che prevede che voi applichiate una cipria e che le permette appunto di attaccarsi molto bene alla pelle. Infatti questo blush generalmente lo metto per andare a lavoro, lo metto alle 7 di mattina e alle 3 del pomeriggio ce l'ho ancora e mi piace davvero tanto. Come illuminante invece ho utilizzato uno dei miei grandi amori, che è un blush di Peggy Sage che ho acquistato al Cosmoprof. Questo è davvero fantastico, si chiama Été Indien ed è della collezione Padre Mosaic. Bello, bellissimo, non c'è niente da dire, è l'illuminante che mi piace davvero più di tutti in assoluto perché è stupendo, il risultato sulla pelle è favoloso, dura tantissimo, illumina incredibilmente, è senza dubbio il mio illuminante preferito. Tra i rossetti ho deciso di utilizzare questo di Wicon che è il Double Gloss, quindi da una parte ha il pigmento che è bello opaco e invece dall'altra parte ha appunto il gloss che generalmente andrebbe applicato sopra. Io principalmente utilizzo solo la parte opaca perché mi strapiace questo viola intensissimo, è l'ideale per l'autunno. E questo è un lip tint, tinta più gloss, colorazione 701, bello, bello, stupendo. Ne voglio prendere degli altri, solo che io purtroppo non ho Wicon qua vicino, quindi ogni volta che faccio degli acquisti devo andare o a Milano o appunto a Cagliari, dove mi è più semplice acquistare Wicon, però questo mi strapiace e volevo acquistare anche il rosso. Altro rossetto che ho utilizzato è il numero 03 di Pupa, una vecchia collezione, questa è la Easy Rouge. E questo è un colore davvero molto tenue, carinissimo soprattutto per andare a lavoro perché non posso portare colori troppo scuri. In realtà sì, il trucco lo posso mettere, però appunto non posso indossare dei colori eccessivi dato che lavoro in una reception e non è bello insomma troppo colore, come ovviamente immaginerete. E questo secondo me è un nude rosato davvero ideale per appunto per non apparire eccessivamente. Vi parlo ora invece degli smalti che ho utilizzato e per fare l'Accent Nail, sempre il mio smaltino di L'Oreal, questo è il 16 carati, colorazione numero 922, anzi 822, Bronze Parure, molto 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 bello, soprattutto se avete uno smalto nero e decidete di fare l'Accent Nail magari sulla... perché mi viene il ring finger, perché? Perché sull'anulare, ecco, fu troppo inglese in quel posto dove lavoro e niente, quindi se fate appunto un accent nail è molto bello da utilizzare se avete uno smalto base nera. Poi altri colori che ho utilizzato, e anche questi ovviamente non per il lavoro, sono stati questo qui che è il mio preferito della Rimmel, della collezione Lycra Pro, ed è l'Amazon Pink Amazon, colorazione 298, insomma Pink Amazon. E ho utilizzato anche tantissimo questo rosso, e questo è di Essence, nella colorazione, adesso non me la ricordo, 113 Do You Speak Love, e questo è un rosso davvero
davvero bellissimo e credo sia l'unico rosso che possiedo, ma non credo lo cambierò perché mi ci trovo davvero molto 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 bene ed è un rosso stupendo. Passiamo agli occhi e ho utilizzato tantissimo due mascara. Il primo è il mascara Shock di Collistar, che come sapete ho in questa versione mini size di prova che ho avuto appunto con l'acquisto di alcuni altri prodotti di Collistar della collezione Nude, che non è assolutamente una collezione nuova. E poi ho utilizzato tantissimo il mio amato Telescopic di L'Oreal, che ha uno scovolino che io amo 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 alla follia. Per gli occhi invece non ho utilizzato degli ombretti particolari se non la palette che vi ho fatto vedere, ma nella rima inferiore dell'occhio, solo esternamente, sono andata sempre ad utilizzare queste due matite. La prima è di Zoeva, è questa matita bellissima nella colorazione Nude Reflection, un nude molto bello tendente al color champagne, quindi abbastanza neutro, abbastanza chiaro. E poi ho amato alla follia questa matita qua, la 602 di Kiko, che è un marrone bronzo stupendo, ce l'ho anche in questo momento ed è appunto bellissimo il risultato. Quando l'applico sotto l'occhio metto sopra solo del mascara e una riga di eyeliner, davvero davvero stupendo. Questa matita è stato un ottimo acquisto e anche questa l'avevo presa all'outlet per pochissimi euro. Questi li ho davvero utilizzati pochissimo, ve ne parlo davvero molto velocemente. Il primo è un Kajal, questo è di Pupa, colorazione 03, è della Golden Casino, una collezione davvero vecchissima, l'ho utilizzato proprio due volte in croce perché purtroppo è un Kajal che tende a colare e l'ho utilizzato molto 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 poco. E poi invece per l'interno dell'occhio, quando appunto non ho fatto questo lavoro qua della rima esterna, della matita nella rima esterna, ho utilizzato la mia solita matita di Madina nera, che ora come ora è quella che in assoluto preferisco più di tutte perché il colore è molto intenso e mi rimane davvero per ore senza colare, senza darmi alcun difetto. Credo di aver terminato, sì, ho finito, vi ho mostrato tutto quello che ho utilizzato appunto in queste ultime due settimane. Ora voglio fare un refresh, cambiare tanti dei prodotti che stavo utilizzando e metterne di nuovi, soprattutto per quanto riguarda il mascara. Appena arriva l'autunno io generalmente adoro utilizzare il mascara marrone, quindi penso lo tirerò fuori appunto dal mio cassettino e deciderò anche quali altri colori di ombretto e di rossetto inserire negli usati della prossima settimana. Se non mi vedete nella prossima settimana vuol dire che non vuol dire che non ho fatto gli usati con la testa, vuol dire che li farò magari la settimana successiva, perché purtroppo il lavoro mi prende davvero tanto tempo e a volte, data la scarsità della luce, data la stanchezza e così via, non riesco sempre ad essere puntuale e registrare puntualmente. Però tranquille, ci sono, se avete qualcosa da chiedermi sapete che rispondo sempre su Facebook, in privato, su Instagram e così via. Grazie mille per aver guardato questo video, ci vediamo nel prossimo, un bacio, ciao!